Beach Volley per tutti, 14ª edizione, ancora un'edizione disputata sulle spiagge di Soverato. Siamo con Antonio Stella dell'Associazione Sportiva GSS Sport, promotrice di questo evento. Anche quest'anno, dicevamo, si torna a Soverato con questa edizione del 2 giugno che ormai è un classico. Anche se il tempo quest'anno non è stato clemente come negli anni precedenti. Sì, assolutamente, siamo di nuovo qui sulle spiagge di Soverato a far partire questa stagione estiva che stenta a partire. Anche oggi abbiamo avuto un po' le conseguenze della pioggia, però poi alla fine tutto sommato è andata bene, con una grande affluenza, i bambini soprattutto si sono divertiti, quindi siamo riusciti a portare a termine anche questa 14ª edizione. Il beach volley per tutti, che solitamente fa da preludio a quella che poi è la stagione estiva del beach volley qui a Soverato. Poi ricordiamo che dal 1° di luglio si intensificheranno i tornei per tutto il mese di luglio e per tutto il mese di agosto, sempre qui sulle spiagge di Soverato, precisamente accanto al Lido Mare Chiaro. Si potrà usufruire dei campi non solo di giorno ma anche di sera, con tanto di illuminazione. Sì, assolutamente, dal 1° luglio saremo operativi ormai come da 2 anni a questa parte, con una beach arena dove è possibile fare attività di beach volley, beach tennis e beach basket, quindi siamo operativi da luglio. Intanto a giugno abbiamo in programma anche di fare domenica 9 un altro torneo a Catona, poi ci sarà l'altro weekend che saremo a Gizzeria Lido e l'altro ancora a Paola. Quindi abbiamo dedicato quest'anno l'apertura della stagione estiva, giugno un po' in giro per la Calabria, per poi a luglio fino a metà settembre stazionare qui a Soverato. Per chiudere su questo evento del 2 giugno, anche quest'anno, nonostante, dicevamo, il tempo non era clemente, con un buon numero di partecipanti arrivati da diverse zone della Calabria, indice del fatto che ormai questo è un appuntamento fisso per dare il via all'inizio della stagione estiva del beach volley. Sì, soprattutto il tempo non ci ha aiutato, ma nonostante questo sono arrivate persone un po' da tutta la Calabria per iniziare questa stagione, soprattutto del beach volley, che, diciamo, ha chiuso la parte indoor e adesso si inizierà a giocare sulla spiaggia.